L'ambito S5, in partenariato con la direzione provinciale INPS di Salerno, l'ASL Salerno e i centri per l'impiego di Salerno e Mercato San Severino, e con la partecipazione dei patronati e dei CAF di Salerno, ha inteso organizzare un incontro pubblico sul tema attuale dell'assegno di inclusione, finalizzato a migliorare l'informazione e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. L'incontro dal titolo Dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione, svoltosi stamani presso Palazzo di Città, ha come obiettivo promuovere l'istituzione di un tavolo tecnico-operativo permanente che possa favorire il confronto tra i soggetti coinvolti nel processo di riconoscimento dell'assegno di inclusione e/o del supporto per la formazione e il lavoro. Sì, abbiamo inteso avviare questo, diciamo così, questo accordo interistituzionale, innanzitutto per dialogare tra le istituzioni in maniera più chiara e poi per dare ai cittadini le risposte che meritano senza sballottarli da un ufficio all'altro. Il passaggio dal reddito di cittadinanza all'assegno di inclusione non è stato semplice, quindi come ambito S5, quindi in condivisione anche con l'assessore Villari, con cui diciamo, abbiamo un'attività al tavolo interistituzionale dell'ambito S5, abbiamo voluto e speriamo di poter continuare a dialogare con tutte le istituzioni. L'obiettivo nostro è rendere, ribadisco, la vita ai cittadini più semplice. Oggi sono tante le domande che sono arrivate, i tempi imposti dalla normativa sono brevissimi. Noi abbiamo cercato anche di incrementare il personale da mettere a disposizione per la cittadinanza e stiamo accelerando i tempi. Se la comunicazione tra le istituzioni migliora, se parliamo tutti lo stesso linguaggio, penso che possiamo offrire un servizio migliore e di qualità.